Buonasera a tutti, grazie anche questa sera. Sento di dirvi grazie per quello che state facendo, per il sostegno a questa mia candidatura e per aver voluto credere insieme a me a questo grande progetto politico che, come ho detto anche in altre occasioni, sancisce quella che è la nascita della Casa dei Moderati e degli uomini e donne di buona volontà. Ebbene, cari amici, noi non abbiamo avuto bisogno né di direttive nazionali o regionali per unirci. Ci siamo seduti a un tavolo non per parlare di organigrammi e di poltrone, ma perché abbiamo condiviso il programma che abbiamo come coalizione per cercare di continuare a governare questa città. In questi giorni di campagna elettorale noi ci stiamo presentando a voi con un consuntivo ricco di risultati positivi che abbiamo raggiunto in questi anni. Ebbene, ci presentiamo per far conoscere alla nostra comunità, anche perché noi preferiamo nelle competizioni elettorali di essere presenti nei vicoli, nelle piazze, nelle case dei nostri concittadini per cercare di parlare di programmi. Invece dobbiamo, ahimè, ribadire che ancora una volta da parte dei nostri avversari preferiscono fare una politica dove emerge il tradizionale e noioso attacchi personali per cercare di delegittimare quelli che sono gli avversari. Ebbene, cari amici, in questa campagna elettorale noi stiamo cercando di mettere in mostra quello che è il nostro programma politico, perché in questi anni abbiamo operato per cercare di risolvere delle situazioni di emergenza. Negli interventi che mi hanno preceduto tutti hanno ribadito quello che è stato il lavoro che noi abbiamo fatto. Dal 2004 ad oggi abbiamo operato per cercare di risolvere problematiche importanti come quelle del dissesto, perché non dobbiamo, e io sono d'accordo che i candidati che sostengono la mia candidatura a sindaco, le forze politiche, i movimenti civici ripetono e cercano di comunicare ai nostri concittadini la problematica in ogni loro intervento, far emergere quella che è la problematica del dissesto, perché dobbiamo ricordare ai nostri concittadini che c'è il pericolo e devono votare bene, perché gli anni bui che questa comunità ha dovuto percorrere sono anni che hanno sicuramente tarpato le ali allo sviluppo di questa comunità. Ebbene, cari amici, i nostri avversari, specialmente da parte del centrosinistra, arrivano critiche, cercano di dipingersi il volto con il vento del rinnovamento e del cambiamento, però ancora una volta dietro questo cambiamento c'è chi in questi anni ha cercato, c'è chi negli anni passati ha tarpato le ali alla città, ha lavorato per creare solo e soltanto debiti alla nostra comunità. Ebbene, il lavoro fatto in questi anni lo conoscete tutti. Noi ci troviamo qui in una parte importante della nostra comunità, dove segno tangibile anche del lavoro fatto dalla nostra amministrazione. In questa zona, che è diventata una delle zone più belle del nostro paese, la nostra amministrazione ha lavorato anche per cercare di ridare a questa comunità degli ambienti importanti, che ha fatto parte del percorso politico-amministrativo che noi abbiamo fatto in questi anni: cercare di intervenire, cercare di spendere risorse, cercare di investire oltre 46 milioni di euro per cercare di ridare a questa nostra città quello che è un punto di riferimento sia nella Sibarite e nel Pollino. Ebbene, in questi giorni io sono molto arrabbiato e rammaricato, perché in una emittente locale, per strumentalizzazioni politiche, c'è chi vuole fare politica e ingannare ancora una volta la nostra popolazione per mettere in mostra, lo hanno ribadito anche nei primi interventi, per mettere in mostra alcuni punti deboli della nostra città.
Io ritengo che chi oggi si candida a sindaco, chi si vuole proporre a guidare la nostra comunità, non può cercare di ledere a quella che è l'immagine della nostra città, perché in questi giorni ho ricevuto tantissime telefonate, tantissimi richiami da parte di amici che appartengono ad altre comunità, dove mi hanno più volte ribadito: come mai nella vostra città, nella tua Cassano, nella vostra Cassano esistono queste situazioni? Io ritengo che chi parla di turismo, che chi vuole puntare il suo programma, nel suo programma, chi vuole raggiungere obiettivi per lo sviluppo specialmente del turismo, non può mostrare alla comunità, non può mostrare alla nostra provincia situazioni che sanno di degrado, per pura e semplice delegittimazione dell'avversario, per pura e semplice strumentalizzazione politica. Avete visto in questi giorni il video che qualcuno ha prodotto, cercando di far apparire un centro storico degradato, cercando di far apparire strutture che non sono di competenza del nostro comune, per cercare ancora una volta di ledere a quella che è l'immagine del nostro paese. Noi apparteniamo a due mondi diversi, questa politica a noi non ci appartiene, noi non saliamo sui palchi per dire bugie alla nostra comunità e per ingannare i tantissimi giovani della nostra città. Perché i giovani devono assolutamente sapere che chi oggi si vuole proporre come nuovo e come rinnovamento della politica e vuole ritornare al governo della città è stato colui che con la sua forza politica hanno portato disastri economici e che ancora una volta noi abbiamo con grande sacrificio cercato di ripianare e cercato di puntare allo sviluppo. Ebbene, cari amici, noi non siamo per fare polemica, noi non vogliamo parlare degli altri, però in questi giorni tante sono le accuse, specialmente che pervengono sulla mia persona e sulla persona dell'onorevole Gallo. C'è qualcuno che vuole ribadire che io sarei un sindaco telecomandato, c'è qualcuno che vuole ribadire che io sarei soltanto un semplice prestanome di qualcuno. Ebbene, cari amici, le stesse persone, parlo specialmente del centro-sinistra, le stesse persone, la popolazione deve sapere che fino a pochi giorni fa chi oggi si presenta alla guida della città è la stessa persona che nel 98 e nel 2004, quelle persone che oggi sono al suo fianco, lo hanno definito come l'alfiere del degrado e della politica vecchia che ha portato distruzione nella nostra comunità. Ebbene, io non voglio parlare degli altri, non voglio parlare di loro, noi parliamo soltanto del nostro programma e chiediamo i consensi per continuare a programmare il nostro futuro, per continuare insieme a questi giovani che mi hanno preceduto e che in queste serate che ci stiamo presentando alla nostra città hanno dato il segno tangibile che non è soltanto Mimmo Lione che si propone alla guida della città, ma che dietro Mimmo Lione c'è un gruppo di tanti giovani che non hanno deciso di scendere in politica soltanto in questo momento, non hanno deciso di scendere in politica in un momento in cui devono per riempire le liste, ma sono giovani che hanno deciso di scendere insieme a noi per guidare la città, perché fanno parte di un grande percorso politico che lo hanno dimostrato con i fatti di voler contribuire con le competenze e con la professionalità a cercare di dare una mano per cercare di puntare allo sviluppo della nostra comunità. Noi abbiamo tante idee, noi abbiamo idee che possono, nonostante la crisi è presente nella nostra comunità, nonostante un forte vento di crisi che c'è in tutto il mondo, nonostante le difficoltà per la gestione delle amministrazioni sempre più difficile, nonostante tutto questo noi siamo l'unica forza politica che può cercare di dare risposta ancora una volta a questa città, perché dalla parte nostra abbiamo dei punti di riferimento che possono contribuire allo sviluppo del territorio. In questi giorni, in questi giorni di campagna elettorale abbiamo avuto nella nostra città
il presidente della Regione Calabria, gli assessori regionali che ancora una volta hanno testimoniato la vicinanza al nostro territorio. Noi siamo quelli che abbiamo un'idea diversa per governare la nostra città rispetto agli altri, noi siamo quelli, siamo la forza politica, l'unica forza politica, l'unica coalizione che in questa città può continuare a dare un percorso di sviluppo e può continuare a raggiungere quegli obiettivi che abbiamo, su cui abbiamo lavorato in questi anni. Nella prima fase abbiamo lavorato per rimettere i conti a posto. Abbiamo lavorato per una politica, per una riattivazione delle opere pubbliche. Qui siamo in un luogo dove come amministrazione comunale abbiamo cercato di investire creando un parcheggio, creando alcune strutture e dove sicuramente se saremo eletti, se continuiamo ad avere la vostra fiducia, anche su questo luogo abbiamo le idee chiare per cercare di offrire ai nostri bambini e per cercare di offrire alla nostra comunità strutture ancora migliori. Ebbene, il programma lo abbiamo ribadito più volte in queste serate che ci presentiamo a voi, noi abbiamo le idee chiare e per questo motivo, cari amici, e concludo, il 6 e il 7 maggio io vi chiedo di votare per questa coalizione, il 6 e il 7 maggio vi chiedo i consensi per cercare i consensi per continuare a progettare il nostro futuro, per ridare a Cassano ancora una volta quella stabilità amministrativa, quel buon governo, quella pacificazione sociale che in questi anni abbiamo dato, perché la città merita questo. Ed è per questo, cari amici, che il 6 e 7 maggio dateci i consensi per continuare a governare questa città. Grazie. La coalizione di...